è una delle giocatrici più temibili per quanto riguarda Scandicci. E Gonu, infatti, guardate la difficoltà nel ricevere il pallone. Rondon messa in difficoltà da Alberti, riesce comunque a alzare. L'Italia si salva ma è costretto a free ball. Rondon stavolta può lavorare in totale libertà, Nikolova però non riesce a mettere giù il punto. Allora il muro di Scandicci a lavorare contro la Dodorico. Valentina Fiorin si fa valere in difesa, ancora l'attacco di Nikolova, ancora il muro del Club Italia. Rondon va da Alberti che prova a risolvere, miracolo di Malinov, poi costretta alla free ball danesi. Rondon, ancora un pallone non semplice da gestire per lei, sta facendo fatica Scandicci a trovare palloni puliti per la propria alzatrice. Scambio lunghissimo, interminabile, e non è una novità in questo incontro. Alla fine si salva in qualche modo Piani. Rondon, Alberti, Fiorin con la voglia di buttarsi a terra. Nikolova attacca, ancora contenuta Nikolova. Rondon, non è semplice neanche questa, ci va Fiorin con una cannonata che però viene contenuta ancora dal Club Italia. È incredibile, scambio che non si arresta, prova a fermarlo Saraloda con una pipe che però è ben difesa ancora una volta dal Club Italia. Poi dopo questa maratona ci pensa Sara Alberti.